Buonasera e bentrovati a tutti i nostri telespettatori. Parliamo di un'iniziativa andata in scena nel fine settimana, in particolare sabato al cimitero monumentale, al cimitero vecchio di Civitavecchia, un vero viaggio nell'aldilà, una visita guidata scritta da Maria Letizia Beneduce, che abbiamo in studio. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. Al suo fianco Roberta Galletta, che ha guidato il gruppo all'interno del cimitero. Buonasera. Buonasera. Poi entreremo nel vivo del racconto di questa giornata, che ha visto la partecipazione di oltre 300 cittadini, in un certo senso, Maria Letizia, incuriositi, no? Da quello che era il lancio di un'iniziativa sicuramente appunto accattivante, interessante, che riguardava la visita all'interno del cimitero monumentale, dal titolo Ricordare, un'iniziativa che univa musica, arte, perché si leggevano anche dei passaggi di Dante, e che ha visto, come detto, il coinvolgimento di tante persone anche dal punto di vista emotivo. Soddisfatta di come è andata? Soddisfattissima, ma la soddisfazione più grande è stata proprio questa comunione di intenti che c'è stata tra tutti i presenti, sia dalla parte artistica, tecnica, ma poi anche dalla presenza straordinaria che ovviamente noi ci siamo trovati a gestire alle 2:30, insomma, al cimitero, visto che c'erano più di 300 persone. E per cui questa è stata la soddisfazione più grande, vedere la partecipazione. Abbiamo detto un viaggio nell'aldilà, un'esperienza emotiva, perché poi è stato anche questo, no? Abbiamo visto, e tra poco le vedremo, anche le immagini di quel giorno, con tanti cittadini che veramente si sono stretti in un abbraccio non solo virtuale ma anche reale, e anche qualche lacrima di commozione è scesa da qualche viso. Sì, allora io ho ideato e scritto Ricordare proprio con l'intento di creare un momento di preghiera, ma non perché mi voglio calare nella presunzione di scrivere una preghiera, assolutamente, ma perché si può pregare insieme in tante forme, cantando, stando insieme, camminando, partecipando con gli occhi, con tutti i sensi, insomma, in qualcosa di bello, in comunione con quello che poi prima o poi ci capiterà a tutti, e cioè passare all'altro mondo. In questo, diciamo, caso, proprio nel mese di novembre, che appunto è il mese dedicato al ricordo dei defunti, che si ricordano sempre, però diciamo c'è una sensibilità maggiore, io e Roberta abbiamo proprio corso per mettere in atto questo progetto, per stare proprio più in contatto con tutti i nostri cari, sia presenti nel cimitero ovviamente di Civitavecchia, ma spiritualmente anche con altri cimiteri. Io personalmente non avevo nessuna presenza, diciamo, fisica all'interno del cimitero di Civitavecchia, ma mentre suonavo e mentre appunto c'era questo cammino, ho pensato ai miei cari che stavano da altre parti, e così è successo per tutte le persone. Tra poco ci torneremo, passo la parola a Roberta Galletta, che ha fatto da guida all'interno del cimitero monumentale. Non era neanche la prima volta, Roberta Galletta, che insomma, che di visite all'interno del cimitero ne ha organizzate diverse, però stavolta è stato differente, Galletta, perché insomma c'era un clima anche particolare che si è creato, è così? Allora, io per 10 anni ho organizzato le visite guidate all'interno del cimitero monumentale di Civitavecchia. Poi l'anno prima della pandemia, nel 2019, siccome avevo appena terminato il master in comunicazione storica all'Università di Bologna, dove poi ho trovato l'esperienza della macchina del tempo che ho portato a Civitavecchia, e avevo saputo che nei cimiteri si faceva altro, non solo le visite guidate, no? Quindi si faceva anche musica, concerti, soprattutto d'archi, molto particolari, molto soft, insomma. Quindi io mi ricordo molto bene che alla fine di quella visita guidata avevo detto che mi sarebbe piaciuto coinvolgere Maria Letizia Beneduce, che però non conoscevo se non de fama. E quindi, insomma, ho detto, mi farebbe piacere coinvolgere il suo talento e il suo violino in un concerto dentro al cimitero, no? Perché quel cimitero è molto bello, benché sia purtroppo in decadenza, ormai da tempo. E invece poi è successo, e mi piace raccontare questo incontro in questo modo, perché lei mi è venuta a cercare la macchina del tempo, bussando alla porta del mio tempo, e quindi abbiamo cominciato a collaborare in modo artistico, quindi
diciamo che io mi sono trovata a lavorare vicino a una grande professionista che non pensavo fosse anche una grande artista, perché lei è molto conosciuta per la sua, insomma, per le sue performance col violino, insomma, è il primo violino a Sanremo. L'abbiamo visto a Sanremo, l'abbiamo visto, no? Però io sapevo che aveva questo trio musicale delle Vacche Miniere, quindi però non pensavo che fosse anche in grado di scrivere. E quindi poi ha fatto un monologo sull'amore che ci ha colpito a tutti a Montegrappo quando lei ha portato in scena Variegato, e io sono stata chiamata come, diciamo così, ospite a fare questa introduzione. Quindi lei però ha espresso il desiderio di vedere il cimitero perché ne aveva sentito parlare da tanto tempo, e quindi io l'ho portata una volta al cimitero e alla fine dell'estate, e lei è rimasta folgorata. Però quello che a me mi ha colpito e mi ha fatto sentire anche molto così piccola rispetto a lei, perché comunque siamo diverse, perché lei ha visto delle cose che io per 10 anni non ho visto. Cioè lei ha visto una bellissima simbologia molto, molto religiosa, ma anche molto letteraria, e questo mi ha fatto un po' pensare, nel senso che, insomma, io voglio dire, arrivo da una formazione altamente, diciamo così, specializzata, quindi ho fatto il master, la laurea, ho scritto dei libri, quindi poi Dante è stata sempre la mia grande passione, la Divina Commedia. Invece lei ha trovato la retta via, ha trovato una croce scritta in un percorso circolare, proprio come ce l'aveva descritto Dante, no? Mentre lui scende negli inferi, poi sale alla montagna, il purgatorio, e va in paradiso, no? A incontrare la luce. Quindi lei ha proprio scritto questa partitura scenica che ha costruito solo per il cimitero di Civitavecchia, solo per me. Quindi io sono stata praticamente chiamata a fare da guida, come se fossi una sorta di Virgilio che accompagnava tanti piccoli dantini che erano rappresentati dal pubblico. E quindi per me è stata un'esperienza molto bella, anche a livello non solo storico, insomma archeologico, monumentale, ma anche spirituale. Emozionale. Emozionale perché? Perché il cimitero di Civitavecchia, come tutti i cimiteri, è una città dei morti, no? Quindi lì c'è un sacco di gente, nel senso ci stanno i civitavecchiesi veri, cioè quelli che insomma arrivano da tanto tempo, ci sono 2 secoli di persone che sono state tumulate lì, quindi le energie rimangono, non a caso le luci votive rappresentano la vita oltre la morte, sono un segnale della presenza di queste anime. Quindi, insomma, è stata una grande emozione. Che percorso avete fatto? Allora, il percorso, appunto, come dicevo prima, è stato disegnato da Maria Letizia lungo una circonferenza che in qualche modo ricalcava il turbinio degli angeli della visione dantesca, famosissima, quella di Gustave Doré, che ha illustrato, un grande disegnatore incisore dell'Ottocento, che ha dato proprio forma e sostanza alle visioni di appunto di Dante. Tra l'altro Dante, questo me l'ha suggerito Maria Letizia, io sono pure guida nazionale, quindi insomma, lei mi ha detto: ma guarda che Dante è quello che ha inventato le visite guidate, perché è vero che si è fatto guidata certo. da due guide, manco una, Virgilio e Beatrice. Il viaggio era lungo, E poi ovviamente è anche il padre dei visionari, insomma io parlo sempre di visioni, no? Quando racconto le mie idee. Quindi abbiamo appunto fatto questo percorso circolare, però anti-orario. Perché? Perché dovevamo andare indietro nel tempo, quindi con le lancette dell'orologio che andavano all'indietro. E lungo una croce che lei ha visto, che però era, diciamo, il cui braccio principale era costituito dalla retta via, che è il viale principale del cimitero, che porta dritto detto all'emiciclo degli uomini illustri, che era la porta dell'aldilà. E infatti, che c'è nell'emiciclo? Gli uomini illustri, gli esempi di questa città: Caramatta, Guglielmotti, Scialdia, Novazzi, cioè veramente Cesare Lorenti. Quindi da lì poi siamo andati in modo antiorario verso uno dei due bracci della croce, che era rappresentato dall'amore, al tempietto del Pernicoli, e lì anche, insomma, tutta una cosa molto bella che lei ha ideato citando Paolo e Francesca, il canto quinto della Divina Commedia dell'Inferno, e con una soprano che è Sara Cresta, che è meravigliosa, bravissima, che ha interpretato Lascia che io pianga,
che è una delle aree più belle e dolcissime, che racconta appunto un amore appassionato come quello di Paolo e Francesca, che ha avuto vita anche dopo la morte. E poi siamo andati verso l'altro braccio, che è invece quello dell'odio, che genera morte, che genera anche perdita e guerra. E quindi siamo arrivati al sacrario dei caduti. Giovani caduti della prima guerra mondiale, prima di essere passati anche per il cimitero ebraico. Roberta Galletta, ti interrompo perché ci vediamo proprio quell'esatto momento di cui parlavi poco fa, ovvero la visita al monumento ai caduti della prima guerra mondiale. Una pausa di quel momento e poi torniamo. Concentrici. Allora, quello che vedete è il sacello dei caduti della prima guerra mondiale. Qui sono ricordati, vedete, anche qui hanno messo la corona perché c'è stata ieri la giornata delle forze armate e c'è sempre questa associazione dei militari in congedo che mette sempre questi nastrini tricolore su queste lapidi che ricordano chi? I figli della nostra città che sono caduti durante la prima guerra mondiale. Quindi vi ricordo che noi siamo nella parte, diciamo così, destra della croce, dove abbiamo identificato, no, il sentimento negativo umano, l'odio, quello che produce l'odio, no? I caduti della seconda guerra mondiale, i civili, gli ebrei uccisi con l'olocausto e i figli giovanissimi, 19 anni, da questa parte c'è scritto, ci sono due ragazzi che avevano 19 anni, se voi guardate le date di nascita e di morte sono ragazzi che non avevano più di 25-26 anni. Sono caduti per la guerra in trincea perché sono stati mandati al massacro a 18 anni senza sapere niente, con i generali che li mandavano. Questo è un momento molto importante perché sono giovani, ma sono nostri, sono di Civitavecchia, sono i figli della città. Io vi pregherei di fare un cerchio, più cerchi, e di prendervi per mano, come a pregare, perché la nostra non è una visita guidata e basta, è una preghiera. E come ho detto prima, Sant'Agostino, ve lo ripeto, ci ha detto che un fiore appassisce, una lacrima evapora, ma una preghiera la raccoglie Dio. Quindi noi adesso facciamo insieme una preghiera e diamo un conforto a queste anime che ci stanno sentendo. Perché? Perché noi li stiamo accarezzando con la nostra parola e con la musica delle capiniere di Maria Letizia. Quella che si esplode, ma sa di fresco
Qui invece l'impulso acre, rancido, è uguale per tutti, spezzato solo dall'odore del fumo dell'ultima cicca che anche risucchiamo. Ora la vita appartiene alla morte, assieme a quella di tutti coloro che, con me, si sono addormentati nell'ombra della notte. Adesso facciamo un'altra piccola tappa e poi ci avviciniamo di nuovo all'emiciclo e quindi torniamo, come ho detto, col senso antiorario da dove siamo partiti. E torniamo poi alla fine di questo viaggio sulla retta via che ci condurrà appunto all'uscita. E adesso andiamo a vedere il sagrario dei Vigili del Fuoco e poi torniamo qua per la conclusione. Eccoci rientrati, abbiamo visto delle immagini, Maria Letizia Beneduce, molto emozionanti, la stessa Roberta Galletta, insomma, quasi commossa in quel momento, anche perché i cittadini si sono stretti tra loro in un vero e proprio abbraccio. Ecco, cosa hai visto negli occhi dei civitavecchiesi che sono venuti a partecipare a questa iniziativa? Allora, io ovviamente il punto, percorrendo la retta via, era il punto iniziale della visita, ma poi ovviamente è diventato anche il punto finale della visita, per cui noi abbiamo visto due volti diversi, e cioè quello dell'inizio e quello della fine. Anche qui c'è una simbologia particolare, e i volti della fine erano volti trasfigurati completamente, ma in bellezza, a tal punto che io voglio ringraziare personalmente, mi prendo questo piccolo spazio. Voglio ringraziare Civitavecchia, voglio ringraziare tutti i civitavecchiesi presenti e non presenti, perché chi era presente erano tanti, erano in 300, alcuni non erano neanche pronti a un vento gelido che ci ha sorpreso tutti, perché fino a due giorni fa ci stavano su Facebook le fotografie di chi faceva il bagno, e invece guarda caso
il 5 novembre si sprigiona questo vento gelido. Faceva parte della scenografia, sì, diciamo. Ma io te lo spiego perché. Te lo spiego perché siccome c'è stato questo turbinio di angeli sopra di noi, e come esistono gli angeli buoni, esistono gli angeli cattivi. E nella Divina Commedia, alla fine, insomma, Lucifero congela tutti quanti attraverso un vento gelido. E da che cosa è prodotto questo vento gelido? Dal muovere le sue ali, tant'è vero che poi congela il lago, e insomma il resto ve lo andate a leggere, che è tra l'altro stupendo. Per cui questa aria gelida era prodotta in realtà da una lotta non indifferente che stava avvenendo sopra le nostre teste, che era proprio la simbologia poi del bene e del male che le persone hanno attraversato nel cammino. Ed ecco perché io poi dopo ho visto delle facce completamente diverse, delle facce commosse, provate, e piacevolmente sorprese e toccate, a tal punto che un signore, ma più di un signore, a un certo punto, rapito dalla bellezza che grazie al mio trio Le Capinere e a tutti i miei tecnici, ricordo, il trio Le Capinere è formato da me, da Fabiola Battaglini, da Sara Cresta e tutto il nostro staff eccezionale, ci hanno chiesto il bis. Bis che io non ho voluto fare, ma non per qualche motivo in particolare, perché ovviamente il Campo Santo non era il luogo adatto per bissare un brano, qualsiasi brano, perché non è un teatro, perché non è un auditorium e perché noi non abbiamo fatto spettacolo, noi abbiamo condiviso un momento di grande emozione, tant'è vero che poi su Facebook e altri social la parola ricorrente è grazie per l'emozione che ci è stata donata, ma che anche noi abbiamo ovviamente provato, e il video che abbiamo appena visto, insomma, penso che sia veramente chiaro. Per cui io non ho voluto fare questo bis, e tra l'altro la mia scelta è stata molto apprezzata poi dai numerosissimi presenti, ma ho promesso una cosa a Civitavecchia, perché io sono, tra virgolette, una sfacciata, in senso buono lo dico, nel senso che gli artisti poi non si rendono conto dei determinati meccanismi, per cui sarò perdonata anche per questa richiesta, mi auguro. Ma ho promesso a Civitavecchia e anche a chi poi ci ha scritto privatamente anche su Facebook, persone che non sono potute venire, di non fare il bis di un brano, ma di bissare completamente Ricordare. Anche perché Maria Letizia si è iniziato alle 2:30, quindi era ancora giorno, e una parte di questa iniziativa, di questa idea, di questo viaggio che tu hai scritto è rimasto inespresso, possiamo dire così? Sì. Allora, io ovviamente, essendo l'autore, l'ideatore di questo progetto, ho visto il progetto nella sua completezza, proprio in questa circolarità che prima Roberta ha descritto, per cui ci sono delle persone che hanno lavorato con me, dei professionisti civitavecchiesi che ringrazio pubblicamente, Grafi Studio, Egidio Virgili, che con i quali io per più di un mese e mezzo ho lavorato a un progetto luci molto dettagliato, perché in notturna si vedesse la retta via, i bracci della croce e anche i punti, i quattro punti cardinali che praticamente simboleggiavano nord, sud, est, ovest, la bussola che ci avrebbe dovuto ricondurre poi all'uscita in questa retta via, che per carità esiste, poi ognuno con libero arbitrio sa, insomma, da che parte andare, però o a destra o a sinistra si sono deve andare. Per cui questo lavoro di progetto luci purtroppo è andato perso, ma è andato perso anche un progetto meraviglioso grafico, di scenografia grafica. Noi avevamo tre videoproiettori molto potenti montati che avrebbero proiettato proprio delle scenografie, degli affreschi che sarebbero nati sull'emiciclo, sul tempietto del Pernicoli, all'entrata del cimitero, dove sarebbe stata proiettata la minuziosa mappa del percorso costruita ad hoc da Francesco Correnti, e nonché tutte le immagini scenografiche della creazione di Michelangelo e tante altre che Grafi Studio ha proprio, tramite Patrizia Fiorucci, ha costruito minuziosamente. Per cui questa è tutta una parte
estetica, ma non nel senso leggero però del termine, che avrebbe aiutato noi, che eravamo parte attiva come artisti, ma i partecipanti, a trascendere, cioè a salire ancora di più in comunione con il sentimento che stavamo condividendo. Ci sarà un bis, quindi? Ma guarda, io ho scritto un post che ho detto: la speranza è l'ultima a morire. Mo' vuoi che sia proprio Civitavecchia a seppellire questa speranza che tutti ci auguriamo il mondo? Non ci credo. Come succede a Milano, Napoli, Roma, Firenze e a Monteromano, perché io ci ho suonato a Monteromano a luna di notte, si può andare in deroga ai regolamenti, perché volere è potere. Questa non è una cosa, una citazione di Maria Letizia, ma voglio dire, la conosciamo tutti. Perciò se una cosa si vuole, si può fare. Noi comunque ringraziamo per averci dato la possibilità di dare un abbondante assaggio di Ricordare, ma non siamo stati, io non so, da autrice non sono stata saziata, perché mi manca un pezzo, anche per onorare il lavoro di chi ha lavorato a questa parte e che sabato stava lavorando con noi, comunque con il rammarico un po' nel cuore di aver perso questa parte del lavoro. Se Maria Letizia Beneducci ha lasciato una piccola finestra aperta, Roberta Galletta sicuramente non ci sta a rinunciare a questo terzo che manca per completare il viaggio di Ricordare, perché è rimasto qualcosa di inespresso, Roberta? Beh, perché diciamo che i cittadini che hanno visto questa bellissima, hanno vissuto questa bellissima esperienza e emozione, non hanno potuto godere a pieno di quello che Maria Letizia voleva fare, e ti dico che insomma io sono stata, noi siamo stati fino a tardi insomma dentro il cimitero, abbiamo visto il cimitero illuminato che è di una bellezza sconvolgente, cioè dentro il cimitero, ma noi ci saremmo state fino penso a mezzanotte, perché era proprio bella l'atmosfera, perché come ci hanno insegnato i nonni, non bisogna avere paura dei morti, bisogna avere paura dei vivi, quindi lì dentro poi io ho tutti i parenti, ho mia zia, c'ho, insomma, figurati, io mi sono sentita proprio protetta, con tutto il buio che c'era, perché tra l'altro lì c'erano, si vedevano a un certo punto le luci votive insieme a tutta l'illuminazione che aveva curato Grafistudio, Egidio Virgili e insomma tutta la videoproiezione che abbiamo provato, quindi era veramente bello. È un peccato, perché? Perché la bellezza ci sta in questa città, ma si nasconde, gioca a nascondino, e noi l'abbiamo trovata, quindi ci dispiace non farla vedere. Ecco perché è importante che questo progetto venga ripetuto, ma al crepuscolo, alle 5 del pomeriggio, perché così si fa in tutti i grandi cimiteri. Bologna, nella Certosa, le fa, addirittura presentano i CD musicali, mica solo la musica, che quello insomma diventa pure un po' un problema. Non serve molto. Tra l'altro bisogna anche avere fiducia e fidarsi degli artisti, e te lo dice una che ci ha avuto un po' paura, perché io mi trovo bene nel cimitero, insomma ci sto da quando sono piccola per tutta una serie di motivi che non sto a raccontare, però nel video che abbiamo visto c'è la scena molto forte della preghiera, e Maria Letizia mi aveva detto che avrebbe voluto mettere questa sirena, questo allarme, con poi i suoni dei fucili della guerra, e poi questa poesia e infine il silenzio. Io avevo espresso veramente un po' di paura, perché lì dentro ci stanno le anime, io avevo paura, perché io ci credo tanto in queste cose, come penso la maggior parte delle persone, che questa sirena dell'allarme, questi rumori dei fucili potevano dare fastidio alle anime, invece è stata una cosa meravigliosa, forse il momento più bello, sì. Il momento più, guarda, io insomma io non è che voglio dire mi commuovo tanto facilmente, so fare il mio lavoro, sono anni che faccio queste cose, io ho fatto una grande fatica a tenermi, e nel video si sente che ho la voce rotta, perché io ho sentito la preghiera, loro hanno abbracciato, si sono tenute per mano, 300 persone che si sono tenute per mano in cerchi concentrici, è stato di una potenza e di una bellezza indicibile. Tra l'altro c'erano anche i bambini, insomma, sì, che non si sono messi paura. Io ero preoccupatissima, no, assolutamente. Invece ecco perché dico a chi dovrebbe e può fare questo sforzo di veramente darci la possibilità di fare questa replica in notturna, che verrebbe una cosa di una bellezza incredibile, perché la città, come tutti noi, abbiamo bisogno di bellezza, perché la bellezza ci aiuta a vivere meglio.
È una medicina per l'animo umano e la bellezza sta intorno a noi e noi dobbiamo valorizzarla. E chi può valorizzarla meglio se non un artista come Maria Letizia? Quindi ecco, questo io mi sento di dirlo, ma poi l'avete visto, c'è il video che non dice bugie, insomma, lì c'è stata un'energia e una preghiera che è fondamentale, perché come ci racconta Sant'Agostino, io la dico sempre questa cosa perché è una frase che mi ha colpito e tra l'altro io l'ho letta per la prima volta quando andavo a fare il giro con Maria Letizia, mi era sfuggita e sta incisa in una delle cappelle dell'emiciclo: un fiore appassisce, una lacrima evapora, una preghiera la raccoglie Dio. E la preghiera è la cosa più importante che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto una preghiera, non una visita guidata. Quindi fare una preghiera al tramonto penso che è il momento forse più bello. Chiudiamo con Maria Letizia Beneduce. La bellezza gioca un po' a nascondino, dice Roberta Galletta, in questa città. Però dall'altra parte ci sono tanti cittadini che hanno dimostrato di volerla vivere, no? Questa bellezza, no? In tanti hanno apprezzato questo bellissimo viaggio, anche particolare, mistico se vogliamo, organizzato sabato. Allora, guarda, io poi sono una molto istintiva, ti rispondo a questa domanda recitando ai nostri telespettatori le ultime frasi, perché hai citato la bellezza, del monologo che ho scritto e con il quale io ho concluso questa visita guidata. E dico a tutti, a Civitavecchia, ma a tutti quanti, che laddove c'è bellezza c'è anche la giustizia. Laddove c'è bellezza c'è sicuramente la salvezza, ma laddove c'è bellezza troveremo tutti quel semplice e beato sorriso che dice che è vero, che esiste un paradiso. Per cui cerchiamola e condividiamola, diamogli vita a questa bellezza. Vi aspettiamo al cimitero. E quindi questa è una minaccia, sembra una minaccia. È una minaccia, però sì, praticamente Maria Letizia Beneduce ci ha dato un po' la conclusione di questo viaggio, che sarà, lo speriamo tutti, possibile rivivere con Antonio, ti posso dire la verità? Poco, in realtà. Io sono certa che si farà al crepuscolo, perciò anzi, non si farà una volta sola, si farà tante volte. Noi ci abbiamo le anime dei nostri cari e dei santi che ci hanno aiutato a farla adesso, perché insomma sì, era quasi è stato anche difficile, no? Perché comunque l'organizzazione, quindi se si è fatto una volta si può fare, diciamo così, una seconda volta, andare in deroga ai regolamenti. Poi insomma, guarda, concludo dicendo: Paganini non ripeteva, ma la Beneduce sì. E allora aspettiamo solamente la data del nuovo appuntamento con Recordare, come detto un viaggio nell'aldilà, l'abbiamo chiamato in diversi modi, scritto da Maria Letizia Beneduce, che ha lavorato su questo progetto anche grazie alle capinere di cui fa parte, e con Roberta Galletta che ha curato la visita guidata. Ringraziando ovviamente chi ci ha permesso di fare tutto questo, che certo, insomma, la farmacia Spurio, la pizzeria Red Carpet e anche la macchina del tempo ha collaborato, e soprattutto anche CSP, che insomma sono stati straordinari, ci hanno dato una grande mano, insomma, quindi ovviamente il comune che ci ha permesso di fare questa cosa, perché ovviamente non era una visita guidata, abbiamo dovuto portare attrezzature, quindi per e cui si chiede uno sforzo in più, no? All'amministrazione. Sì, ecco, insomma, abbiamo fatto sforzo. 30, facciamo 31, insomma. Ma sicuramente succederà. Si farà. Allora ringrazio Maria Letizia Beneduce per essere stata con noi, grazie mille. Grazie a voi. A presto. E grazie anche a Roberta Galletta per essere stata in studio, grazie mille. Grazie a voi. E grazie anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito, come detto aspettiamo solamente la data del nuovo appuntamento con Recordare per avere l'ulteriore occasione per affrontare insieme alle capinere, insieme a Roberta Galletta, questo viaggio bellissimo all'interno del cimitero monumentale. Grazie ancora e buon proseguimento di serata.